guardate che angolo di paradiso. Ci troviamo a Cultura Torquato Tasso. Ha organizzato questa ennesima conferenza con un relatore di particolare prestigio, il professor Luigi Migliorini, che si occupa di storia, è professore universitario. E la cosa interessante è che il professore utilizza le biografie per parlarci della storia. Lo trovo eccezionale perché attraverso la biografia delle persone di spicco che sono state presenti nei fenomeni che avvengono nella nostra storia, attraverso questo personaggio particolare che di volta in volta lui parla, perché ha parlato di tantissimi personaggi, ha scritto tanti libri, ha fatto molte pubblicazioni, credo che sia una sua passione, principalmente la sua passione è del periodo dell'Ottocento, che ritiene controverso, ritiene ricco di una fioritura a tutti i livelli, della bellezza soprattutto, perché lui ritiene che la bellezza consenta la libertà. È una cosa a cui io non avevo mai pensato e ho sentito dire oggi dal professore. E quindi vorrei ringraziare il professore che è qui, voi che siete qui, perché occorre chi ascolta e siete numerosi e vi ringraziamo molto. Poi ringraziamo questa meravigliosa location e anche le persone presenti dell'Unitre di Piano che sono qui e siamo molto onorati di tutto questo. E adesso ascolteremo il professor Luigi Migliorini che ci parlerà della storia attraverso il personaggio importantissimo Gioacchino Murat, che ha senz'altro risuonato con questo ambiente meraviglioso che è un paradiso in terra. Grazie professore, a lei la parola. Grazie a lei, grazie all'associazione Torquato Tasso, diciamo questo naturalmente, con il quale abbiamo una breve, ma abbiamo detto, robusta amicizia, tale con radici tali da dover generare molte molte altre cose. Quella di stasera è una sua idea che abbiamo maturato insieme ad altri amici a novembre, quando tutto sembrava un altro mondo, un'altra cosa. Però devo dire che stasera, tanto vi ringrazio perché siete molti più di quelli che avessimo sperato, è vero, non per mio merito, ma assolutamente vostro, nel senso che quel coraggio, quel piacere della vita, quel desiderio di non darla vinta ai mesi che hanno appena segnato la nostra esistenza e nemmeno lo dovessero tornare, volevo segnare, l'idea di stare qui è proprio perché se anche un nuovo assalto ci dovesse prendere, noi siamo pronti a combattere e a vincere. Come vedete, lo stile murattiano già comincia a permeare questa nostra conversazione. Il Murat però era stato scelto in tempi di pace, era stato scelto a novembre, quando avete avuto quella straordinaria idea, avete avuto la cortesia anche di invitare me e mia moglie a parteciparvi della Lapide a Margherita di Orsena, a ricordare lì davvero una grande intellettuale del Novecento europeo e anche lei una straordinaria scrittrice di donne e di uomini, perché le memorie di Adriano rimangono quello che sono, cioè appunto una capacità di intendere il nostro tempo, il tempo antico, attraverso i fili di una vita, di un'esistenza. Io non so se in qualche modo anche quelle letture abbiano aiutato me in quella convinzione che lei con molta cortesia diceva di voler esplorare tra le tante possibilità e tante le cose che ho fatto e che faccio la storia, soprattutto quella parte di storia che mi piace molto, che è appunto il periodo nel quale una grande rivoluzione si trasforma in una grande civiltà romantica, se tutto questo non abbia anche lo zampino di Margherita di Orsena, l'idea insomma che scrivere di donne e di uomini sia uno dei modi attraverso i quali si può capire meglio il tempo che uno vuole capire. Naturalmente il tempo che uno vuole capire è sempre il proprio, poi noi storici usiamo questo gioco di riflessi, di specchi, facciamo finta di parlare di una cosa, ma in realtà stiamo sempre parlando del nostro tempo e di noi stessi. Murat l'ho incrociato pensando a Napoleone, scrivendo a Napoleone, e un giorno mi è anche capitato di andare appunto con mia moglie nel luogo dove lui è nato e dove esiste anche
il bellissimo Palazzo Mirà che lui aveva cominciato a farsi costruire intorno al 1812-13, quindi questo re di Napoli, perché in quel momento è ancora re di Napoli, non dico che già pensasse alla pensione, però già immaginava in qualche modo che la sua esistenza non si sarebbe conclusa per forza a Napoli. E in ogni caso, a vedere come è fatto, a vedere come è stato costruito quel importante edificio che è appunto il Palazzo Murat, nel luogo di nascita che si chiama La Bastide Murat, il sentimento che mi aveva preso, e poi vi dirò poi quello che invece mi prende quando ho visto il luogo dove è nato veramente, questo palazzo rassomigliava a un palazzo di un emigrato, cioè a un palazzo di qualcuno che era andato via dal proprio luogo e la cui preoccupazione era in parte forse di ritornare, cosa difficile come stavo per dire prima, perché è difficile immaginare che un re di Napoli, se le cose poi continuano ad andare bene, non andarono bene, ma così tanto male che sarebbe stato impensabile immaginare Murat ritiratosi alla Bastide, ma uno che deve, dopo che ha girato il mondo, dopo che è diventato molto importante in altre parti del mondo, deve ricordare nel luogo dove è nato e a coloro i quali lo hanno visto nascere che lui è diventato un uomo importante, che è un tipico, come dire, sentimento di chi ha girato molto e di chi ritorna nei luoghi natali. Da queste parti non è nemmeno un sentimento del tutto sconosciuto. E si capisce quando vi trasferite da questo bello edificio, che lui non vide mai compiuto, perché la storia è andata nella maniera in cui lo racconterò oggi, ma che voi già conoscete, e invece vedete dove è nato Gioacchino Murat. Gioacchino Murat, dicono tutti quanti, che è il figlio di un locandiere, di un oste, e quindi voi trovate una piccolissima dimora, che si esiterebbe pure a dire una casa, perché ha il tetto ancora, non so se proprio della vecchia paglia di quando è nato Murat, ma insomma è poco più di una capanna con un po' di muratura, insomma è una locanda, una tipica locanda di un paesino abbastanza sperduto in un posto, devo dire, bello della Francia, perché stiamo parlando del Périgord, del sud-ovest, quindi un luogo naturalmente famoso soprattutto per il foie gras, e poi diventato famoso anche per Gioacchino Murat. Murat è nato lì, questo edificio che di base, diciamo di superficie di base, non ha più di 20-25 metri quadrati, che sono quelli della locanda, diciamo, era nel posto dove probabilmente il padre di Murat dava da bere o da mangiare qualche cosa a chi passava, aveva poi una specie di soppalco, chiamiamolo così, un secondo piano, ma è ambizioso dire un secondo piano, si saliva, ma c'è ancora una scala, credo oggi un po' più solida di come fosse all'epoca, e quindi quello che potremmo ricordare poco più come di un granaio era il luogo nel quale si svolgeva poi la vita della famiglia Murat, cioè ci dormivano, ci mangiavano ed è finita. Questo è il luogo dove è nato l'uomo che poi ha occupato quelle sale straordinarie che sono quelle del Palazzo Reale di Napoli e che noi conosciamo come un grande sovrano e un grande protagonista della storia europea del primo Ottocento. Nemmeno la visita alla casa, pure molto, molto, molto avara, molto, molto riservata, di dove è nato Napoleone Bonaparte, ad Ajaccio, che in confronto è una reggia, perché comunque era la casa di un piccolo patrizio locale, quindi uno che comunque aveva una piccola articolazione di stanze separate, una veranda, un salotto, un giardino, quindi stiamo parlando di tutta un'altra cosa. Nemmeno quella, quindi, da, pensando a Napoleone, dà la stessa emozione, almeno io ho avuto la stessa emozione e la stessa comprensione di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'età napoleonica, delle vite, delle carriere napoleoniche, del che cosa è successo ad un'intera generazione di francesi, ma non solo di francesi in quegli anni, se si immagina appunto quei 20 metri quadrati con una specie di soppalcatura dove si nasce e poi le grandi sale, il grande splendore che è capitato di avere in sorte, ma più che in sorte direi anche per merito, perché queste carriere, come dicono gli storici, carriere ouverte au talent, carriere aperte al talento, come è nella retorica, ma non è solo retorica, lo dicevo adesso, dell'età napoleonica, e cioè è come Napoleone dice quando inaugura la Legion d'Onore e consegna le prime croci ai soldati che si sono distinti di più per merito,
il bastone del maresciallo, il maresciallo di Francia, è nascosto nello zaino di ogni soldato. Certamente era nascosto nello zaino di Gioacchino Murat. Gioacchino Murat diventa importante e famoso non solo, ovviamente anche perché sposa una delle sorelle di Bonaparte, Carolina, probabilmente era la più intelligente, forse era Elisa, però la più spiritosa, la più brillante, la più bella naturalmente era Paolina, ma questo lo sappiamo grazie a Canova, ma la più, quella che metteva insieme un carattere molto brillante, molto mediterraneo, molto agitato, con una vera intelligenza, una vera testa politica, è Carolina. Carolina sposa Gioacchino Murat e naturalmente aiuta molto la carriera del marito in tutto questo, però il marito era già importante, se no si sarebbe mai potuto sposare una donna come Carolina, come la figlia, come la sorella allora del primo console di Francia, se non fosse stato già un combattente coraggioso nella prima campagna d'Italia e soprattutto nella campagna d'Egitto. Quando facemmo una mostra che ha avuto la cortesia di ricordare, intervistandomi la nostra amica di Positano News, esattamente, noi abbiamo mostrato nel 2015 la sciabola ricurva un po' alla maniera ottomana con la quale Gioacchino Murat vinse, soprattutto lui, vinse la battaglia importante di Aboukir durante la campagna d'Egitto. Prima ancora la campagna d'Italia, che lo vede tra i generali più coraggiosi, ma soprattutto è importante la campagna d'Italia, perché è lì che si crea questo sodalizio, questo legame forte generazionale di gente che ha in quel momento, Napoleone ha 26 anni, Murat ne ha uno di meno, Berthier ne ha due di più, insomma è un manipolo di giovani veramente, era poco anche allora, adesso sarebbe proprio nulla, ma allora era anche abbastanza, era la rivoluzione tagliando le teste, tagliando le vite, fa come dire una pulizia ingenerosa, un po' casuale, ma certamente una rivoluzione come quella francese, come tutte le rivoluzioni, portano avanti chi in qualche modo più giovane riesce ad emergere. E quel manipolo, diciamo, dei giovanotti seppe conquistare mezza Italia nel giro di due mesi, e quindi capite bene che i legami tra di loro, anche qualche ostilità, anche qualche non odio, ma insomma reciproca diffidenza, come in tutte le piccole comunità di amici anche, nasce, ma diventa un gruppo. Oggi si direbbe una parola brutta, fa pensare ad altre cose, si direbbero cerchi magici, ma non era questa, non è roba, come dire, da piccole consorterie dentro a qualche segreteria di partito, questa era gente che, come dire, appunto, tutti i giorni si metteva e combatteva con molto coraggio delle battaglie vere, cioè quelle nelle quali si può vincere, si può perdere, si può riuscire vivi, ma se ne può anche uscire, e quanti ne muoiono dei grandi condottieri, penso per esempio a quello che fa vincere a Desè, quello che fa vincere, che era pure stato molto bravo in Egitto, un altro del gruppo egiziano, italiano ed egiziano, perché sono sempre gli stessi. Beh, Desè muore giovanissimo, perché ha più o meno la stessa età, 27-28 anni, e fa vincere a Napoleone una battaglia, quella di Marengo, che Napoleone aveva perso a metà della giornata, sicuramente. Quindi uomini a cui poi Napoleone deve molto e a cui restituisce molto. Questo consente di ricordare che è vero che si dice il nepotismo, il familismo di Napoleone, nel caso di Murat ovviamente è palese, non bisogna mai dimenticare che quello però è un mondo di amici, di persone che hanno vissuto insieme, che hanno pensato, che hanno progettato insieme e che hanno debiti reciproci. Su questi debiti reciproci proverò verso la fine a dire anche quali partite non funzionavano più, almeno sul piano politico, tra Murat e Napoleone, che spiegano anche le disavventure, come dire, della fine. Ma qui siamo all'inizio, siamo alla fase aurorale, dobbiamo immaginare la spada di Aboukir, dobbiamo immaginare questo matrimonio che tutti raccontano con grande charme tra due giovanissimi che sono Carolina e Murat, che vanno a vivere all'Eliseo, che è il palazzo dove oggi è il Presidente della Repubblica Francese, e tutto questo Murat lo aveva già conquistato, e lo rafforza poi, fino a diventare quasi subito maresciallo di Francia, per il celebre coraggio della sua cavalleria. Lui è un cavaliere e guida la cavalleria francese. L'impeto con il quale egli agisce, e soprattutto sa fare agire 5.000, 10.000,
15.000 soldati, ufficiali, che lo seguono e che rendono veramente uno spettacolo da teatro. Noi naturalmente non ne abbiamo delle immagini vere, qualche volta sono state ricostruite per il cinema, abbiamo tanti racconti. Non ne è protagonista Murat, ma ne è protagonista un altro che è Né, e a lui sono dedicate 4-5 pagine famosissime di Victor Hugo nei Miserabili, quando raccontando la battaglia di Waterloo, che cos'è la carica dei 5.000 dietro Ney, che era quello che sostituiva Murat, che intanto aveva tradito e quindi non poteva stare a Waterloo, e Napoleone a lungo si ritroverà di non essere riuscito a recuperare il cognato in tempo per provare a vincere Waterloo. La cavalleria è un'arma difficile, perché ci vuole il coraggio, lo spiego per capire perché poi essere sotto le armi è particolarmente importante, se si è a cavallo forse ancora più importante, perché nelle tattiche, diciamo, nelle disposizioni di allora, normalmente, ed accade per esempio anche nella battaglia di Waterloo, provano a farlo anche ad Austerlitz, le fanterie, che sono, rimangono sempre il cuore, diciamo, delle battaglie di quell'epoca, tendono a chiudersi a quadrati, cioè si presentano come si presentavano anche in epoca romana, la tradizione non era perduta da questo punto di vista, come un quadrato, e mentre i romani offrivano solamente le lance, in questo caso siamo in un'epoca di armi da fuoco, ci sono le baionette che possono servire d'arma bianca e il fuoco, il tiro. La cavalleria deve arrivare con una forza, con una determinazione tale da non farsi prendere, da non prendere paura sulle fucilate, continuare a correre verso questo quadrato o i vari quadrati in cui le fanterie si sono disposti e travolgerli, perché una volta che sei arrivato addosso a questi fanti e hai tutto l'impeto del gesto cavalleresco nel senso letterale del termine, a quel punto questo quadrato si apre necessariamente, si disperde e tu hai rotto praticamente l'ordinamento dell'esercito avversario e consenti eventualmente alla tua fanteria di avanzare. Però in quei pochi minuti, ma talvolta per altre cose, 600 di balaclava, insomma, l'idea è facile da recuperare visivamente, tu hai una serie di minuti in cui corri sempre più velocemente a cavallo, con una spada però, perché non hai un'arma da fuoco, con del mondo, diciamo, che ti tira addosso, tu devi far finta che non ti stanno tirando, che non sta succedendo niente, devi continuare, devi correre fino a che non gli arrivi di fronte, lo affronti, lo scavalchi, lo superi. Tutto questo ha bisogno anche di qualcuno che stia davanti, e Murano Sala non era l'ultimo dei 5.000 o dei 15.000, come tutti i grandi condottieri di cavalleria, era il primo, cioè il primo cavallo, il primo a correre, la prima spada sguainata in avanti era quella di Gioacchino Murat. E quindi sono uomini che riescono a vincere le battaglie, o comunque a determinarle fortemente, perché scompaginano gli assetti che le fanterie avversarie hanno eventualmente determinato sul territorio. Ed è il motivo per il quale, nonostante Né fosse un grande condottiero, non riuscì esattamente quella descrizione bellissima che fa Victor Hugo, fu solo parziale per dei motivi che non dobbiamo raccontare qui, e da qui anche uno degli elementi di debolezza poi nel crollo finale di Waterloo di Napoleone. Quindi Gioacchino Murat è questo, è un uomo di impeto, è un uomo di azione, è un uomo che, come dire, nella vita di mestiere fa uno che corre davanti a tutto il resto e non deve aver paura se intorno gli si girano dei colpi di fucile. Da tutto questo riceve i meriti che deve ricevere e soprattutto si fa trovare in Spagna. Lui è anche il protagonista, perché naturalmente questi uomini d'arma erano spicci, lui è uno dei grandi vincitori della battaglia di Austerlitz, senza alcun dubbio, per i motivi che vi ho spiegato. Comincia anche una carriera di Granduca a Berga, di riconoscimenti territoriali, e in Spagna, nel momento in cui Napoleone avvia questa sciagurata idea di invadere la Spagna, di conquistare la penisola iberica, che gli costerà veramente tanto, e lì lui spera di poter diventare re di Spagna, proprio perché lui si distingue nelle repressioni, non solo nel combattimento, ma anche proprio la guerra di Spagna, una guerra
una guerriglia, una guerra come noi potremmo immaginare il Vietnam di una volta, cioè una guerra di popolo fatta di piccole scorribande, difficilissima da controllare per un esercito bene organizzato, diciamo, e molto, molto chiaro nelle sue capacità di manovra, qual è quello di Napoleone. E infatti, voi ricordate il celebre quadro di Goya, il 2 di maggio, questa bellissima immagine dei fucilati, la fucilazione del 2 di maggio, dietro quella fucilazione c'è Gioacchino Murat, che allora è il governatore della piazza di Madrid e che quindi ordina una repressione molto forte, di cui c'è rimasta questa straordinaria testimonianza visiva. Non può andare, Gioacchino sogna quindi di aver meritato a questo punto, per tutto questo, il trono di Spagna, però il trono di Spagna è un trono molto importante, molto. Tanto la Spagna di allora era la Spagna che aveva ancora tutta l'America Latina, quindi era ancora una Spagna imperiale, poi era un trono occupato fino ad allora da un sovrano borbonico, era un trono antico dell'Europa, sapete bene il ruolo della Spagna, insomma. Non poteva che andarci un fratello di Napoleone, lui era certamente nell'entourage, ma era un cognato di Napoleone. E quindi da Napoli, dove era andato nel 1806 Giuseppe, e ci stava benissimo, perché chi non sta bene a fare il re di Napoli? Ci stanno tutti bene, anche Giuseppe, che pure aveva un carattere un po' più riservato rispetto certamente a quello che è Gioacchino, al quale noi dobbiamo molte delle cose che attribuiamo poi alla realizzazione di Gioacchino a Napoli, le dobbiamo in realtà proprio a quel carattere più amministrativo, più pacato. Giuseppe era un tipico primogenito, voi sapete, Napoleone è un terzo genito, Giuseppe è un tipico primogenito, quindi era nato in una famiglia dove il padre era morto presto e quindi aveva tutta l'attitudine dell'uomo, del fratello più grande che doveva tenere insieme tutto il resto, Napoleone compreso. Quindi porta tutta questa attitudine nella sua vita. Quando è re di Napoli, è un re molto preciso, molto, molto coscienzioso, comincia a mettere le versioni della feudalità, la dobbiamo a lui nell'agosto del 1806, mette le premesse di tutto quello che poi Murat riuscirà a fare. E a Napoli stava bene, perché era un posto che sembrava sulla sua misura, per tutta questa gente, è tutta gente che viene dalla Corsica, quindi quando vedono Mediterraneo, quando vedono le bellezze nostre, hanno un immediato, come dire, piacere nel riprendere. L'idea poi di andare in Spagna, un posto che invece Murat, uomo di azione e uomo del Périgord, amava, desiderava occupare, non piaceva assolutamente a Giuseppe, perché Giuseppe a Napoli stava bene, poi un uomo mite, come vi ho detto, e si sarebbe andato a mettere in quello che lui stesso in una lettera a Napoleone chiama: ma io non vorrei venire nel vespaio spagnolo, perché era un vespaio, si capiva bene che lì la cosa non sarebbe stata molto. Però un trono come quello non poteva che essere occupato dal primogenito della famiglia e in ogni caso da un fratello di Napoleone. Quindi c'è uno scambio di scontenti. Giuseppe sta bene a Napoli e finisce a Madrid. Gioacchino avrebbe voluto star bene a Madrid e finisce a Napoli. All'inizio infatti gli sembra, non riesce bene a capire come mai gli sia toccata una cosa diversa da quella che gli sembrava meritare. Ma dura pochissimo però questa sensazione. Dura poco su due livelli. Il primo livello naturalmente è quello dell'impatto con la città, l'impatto con i luoghi, insomma. Napoli, non lo devo dire a voi, però quando lo racconto fuori, lo racconto ai francesi, perché queste sono cose sulle quali ho sempre discusso molto con i miei amici francesi che non amano assolutamente Murat, e lo vedremo tra un minuto per quale motivo. Napoli prende per la sua bellezza, ma anche per l'importanza. Quel Palazzo Reale che abbiamo appena ricordato, per non dire della Reggia di Caserta, che sono due grandi testimonianze di che cos'è una monarchia a Napoli. Cioè essere re a Napoli probabilmente non è la stessa cosa che essere re a Madrid, ma più di sostanza, cioè perché il regno è piccolo, perché la tradizione è diversa, ma che si tratti di una grande capitale europea, e che lì ci sono sempre state grandi monarchie europee, d'altra parte quella che, diciamo, tra virgolette sloggiava era un ramo della famiglia Borbone, anche lì non è che erano, monarchie locali, non erano i Savoia, per intenderci, piccole monarchie di provincia, si trattava di grandi monarchie che avevano dietro una storia e che avevano anche davanti una storia, che negli edifici si rappresentavano.
Tutto questo lui lo capisce sia dal punto di vista, lo capisce molto meglio anche Carolina addirittura, che diventa una grande mecenate, diventa una donna protettrice di artisti, è una storia molto bella anche quella da raccontare, che Carolina regina a Napoli, e lo capisce emotivamente, diciamo così, proprio al sentimento dell'arrivo in questi luoghi, lo capisce politicamente, cioè capisce che essere re a Napoli non è la stessa cosa che essere re in Olanda, dove era finito un altro fratello di Napoleone, Luigi, non è la stessa cosa che il Granducato tedesco dove era stato. Insomma, tu entri nella storia, per dire una banalità, cioè appartieni a qualche cosa che viene prima di te e che tu devi provare a portare avanti con te e dopo di te. Questo è un punto, credo, fondamentale della comprensione. Probabilmente io devo essere veloce, possibilmente devo provare ad annoiarvi il meno possibile. Questo, quindi, devo anche fare in modo così di andare per alcuni punti che mi hanno colpito. Ecco, quello che mi colpisce quando Murat arriva a Napoli, la rapidità di uno scontento che si trasforma in un sentimento che germoglia poi tante altre questioni e tante altre anche decisioni. Murat arriva a Napoli e capisce che essere re di Napoli è, per così dire, una cosa seria. Questa cosa, devo dire che un francese me l'ha insegnata ed altri francesi continuano a non capirla. Un francese me l'ha insegnata, un carissimo amico, Lucien Bély, che ha insegnato alla Sorbona per molti anni e che è uno dei grandi storici delle relazioni internazionali, delle diplomazie, soprattutto settecentesche. Il quale una volta, mi ricordo forse in una circostanza come questa, una conferenza, un incontro, sottolineava molto come la ricostituzione del Regno di Napoli con Carlo di Borbone nel 1734 fosse stato uno degli avvenimenti più importanti di tutto l'equilibrio europeo e di tutta la diplomazia europea dei secoli che vanno dal 500 al 700. Mi colpì perché da napoletano, quali sono, forse non so se colpisca anche voi questa osservazione, non ci avevo mai pensato. Noi pensiamo sempre in termini di continuità. Quindi noi pensiamo a questi 6-7 secoli e diciamo, oltre sono gli spagnoli, gli aragonesi, sentiamo che siamo importanti, ma lui da fuori portava questa novità assoluta, cioè in nessun momento di quei due secoli si era mai rideterminata la condizione di un regno di quella estensione e di quella importanza, per le ragioni che ho detto, nel quadro del sistema delle nazioni europee. È un inserto, è una originalità che non ha precedenti e che, pur con tutte le trasformazioni napoleoniche, non ha nemmeno dei futuri. Cioè il Regno di Napoli, quando ritorna come Regno di Napoli, non più come Vice Regno di Spagna, è un pezzo totalmente nuovo della politica europea. Questo lo dobbiamo provare a ricordare anche per capire poi tutto quello che ci è successo, per così dire, fino al 1861. Il Regno di Napoli, chi sta sul Regno di Napoli, torniamo a Murat, ha una grande responsabilità, perché sta su un pezzo importante del mosaico europeo. Non saranno le cinque grandi potenze europee, ma siamo in quelle che Montesquieu avrebbe chiamato le potenze di secondo rango, non le piccole potenze. Stati che hanno il loro ruolo, il loro significato in quello scacchiere, in quel mosaico sempre delicatissimo che noi chiamiamo Europa, equilibrio europeo. E lui lo capisce, e io l'ho imparato da un francese. Altri francesi, carissimi amici, invece continuano a non comprenderlo, perché leggono tutta la vita di Murat come la vita di un francese, cioè la vita di un uomo che ha fatto la sua fortuna, come dicevo prima, nelle guerre napoleoniche, nella vicinanza a quella grande figura che è Napoleone, e che in qualche modo, tra virgolette, no, questo ce lo diciamo tra un pochettino, tradisce. Che non è tanto la questione del tradimento, ma è la difficoltà, per dirla come ce la raccontiamo, per i miei amici francesi. Murat continua ad essere un maresciallo di Francia. Per me, per noi immagino, è il re di Napoli. Ma non per campanilismo, non solamente perché vogliamo rivendicare, naturalmente, nella biografia di questo personaggio, la parte che noi abbiamo avuto nella sua vita e che lui ha avuto semmai nelle nostre, ma perché la piena comprensione di un uomo che appunto non si limita né agli anni napoletani, ma che deve essere letto nella pienezza e, se possibile, anche al di là di qualche elemento pittoresco che pure il personaggio possiede, e solamente se tu non lo mostri solamente come uno dei tanti marescialli di Napoleone a cui semmai
e gli doveva una, come dire, un'attenzione, una fedeltà che poi non ha nutrito. No. Cambia pelle, Dio chiude, come cambia sua moglie, cambiano pelle quando cominciano ad abitare quelle sale del Palazzo Reale, che per chi lo conoscesse sono quelle occupate oggi dalla Biblioteca Nazionale. Se voi avete un'idea di com'è il Palazzo Reale di Napoli, voi avete questo bel vedere meraviglioso, ecco, dovete immaginare che gli appartamenti, guardando il mare, siamo sul belvedere di Napoli, come se ci affacciassimo di qui, ma ci guarda dall'altra parte. Siamo sul belvedere della reggia del Palazzo Reale di Napoli, gli appartamenti di Gioacchino erano sulla destra guardando il mare, gli appartamenti di Carolina erano sulla sinistra guardando il mare, ai due lati, nelle due ali, e in mezzo c'è il belvedere. Questi due sovrani si incontravano assai spesso proprio sul belvedere. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto, questo incontro della famiglia. Questo ci viene raccontato da una delle figlie, che scrisse alla fine dell'Ottocento delle bellissime memorie, Louise Murat, che aveva sposato un conte romagnolo, Rasponi, come fanno molti Bonaparte, e che ha lasciato queste memorie della sua infanzia. Lei a Napoli ha vissuto fino ai 6-7 anni, però ha un ricordo vivissimo di quegli anni, per cui ci racconta di questo padre che scendeva dalle scalette. La parte abitata dalla mamma e quindi dalle figlie, ripeto, è quella di sinistra, quindi è l'area che oggi è occupata dalla Biblioteca Nazionale napoletana. E lì c'erano delle scale, delle scalette, il padre occupava degli spazi superiori agli uffici, poi semmai in una pausa scendeva e giocava con le bambine, con i bambini. Sul belvedere c'era un cavallo a dondolo di Achille, che era il primogenito e che quindi sarebbe stato destinato. Insomma, sono immagini di una vita, anche questa è interessante, potrei probabilmente raccontarla più a lungo, ma anche qui non vorrei veramente annoiare. Da queste origini, le dinastie napoleoniche, nate da queste origini minime, talvolta come il caso di Murat, piccole come il caso di Napoleone, conservano ai miei occhi, ma ormai credo che molti spero siano convinti, un tratto borghese, che per un verso non le rende mai, le rende parvenute, e quindi rispetto alla grande disinvoltura con la quale si muoveva la vecchia aristocrazia, si muove, che ne so, lo straordinario personaggio che Talleyrand, il principe di Metternich, che pure ho studiato, certo loro fanno sempre la parte di quelli che non sanno esattamente come ci si veste, o imitano gli altri per vestirsi, parlano in una maniera, il francese di Napoleone, prima di diventare un francese accettabile nella scrittura e nella cadenza, ce ne vuole. Però questa cosa che li tiene un po' sempre nella dimensione degli arrampicatori, di quelli che arrivano, vivono una stagione e poi scompaiono travolti dal dissesto, chiamiamolo in questa maniera, conserva invece una cosa attualissima, ed è cioè questo elemento borghese degli spazi, per esempio, occupare stanze piccole. Dentro questa narrazione della figlia si vede che Murat non amava gli spazi particolarmente grandi, quelli erano necessari, la sala del trono, i luoghi nei quali riceveva in maniera pubblica, ma la vera vita di Murat, come anche quella di Napoleone, si svolgeva, e lo si vede poi dalla scelta degli spazi piccoli che fanno, per esempio, quando vanno e immaginano quella bella villa di Portici, che diventa uno dei luoghi amati, molto amati, da parte di Murat, e lo dico anche per quegli spazi di penisola, che sono i vari luoghi intestati, a volte più esattamente, a volte meno esattamente, alle permanenze di Murat. Quindi un mondo che ha dei tratti già, direi già, non ancora, già borghese, già venuta nella quale la dimensione privata non è totalmente altro da se stessa. Quindi è un re completamente napoletano, tanto è vero, qui vediamo l'episodio più vicino a noi, tanto è vero, è un grande militare, ha deciso di voler essere veramente re di Napoli, facciamo una questa dignità, mostriamo che il re di Napoli non sopporta che, aprendo, passeggiando per il belvedere in una giornata religiosa come questa, di fronte a un'isola occupata dagli inglesi. Andiamo a vedere. Capri era stata occupata dagli inglesi dopo, per difendere il re fuggitivo per la seconda volta, che era andato in Sicilia
quando era arrivato Giuseppe, quindi dal 1806 praticamente non solo Capri ma anche Procida, Ischia non c'erano riusciti, due delle tre isole del Golfo sono controllate dagli inglesi. In particolare a Capri c'è un personaggio che poi Napoleone incontrerà perché lui è il miracolo che incontra, che è Hudson Lowe. Hudson Lowe è un personaggio che ritorna molto nella memorialistica napoleonica perché diventa il carceriere, non possiamo nemmeno dire il governatore di Sant'Elena, è proprio il carceriere nella retorica napoleonica, cioè è colui che fa il governatore a Sant'Elena negli anni di residuo di Napoleone e che gli impone a stare, come lo racconta Napoleone nelle sue memorie, tutta una serie di vessazioni, di umiliazioni, di disconoscimenti di chi è quel suo illustre prigioniero ospite, per cui viene, come dire, cancellato dalla storia napoleonica, o almeno consegnato a un ruolo perfido, di uomo vigliacco, forse lo era stato in Corsica, insomma, non occupiamoci di Hudson Lowe più di tanto, se non per dire che lui comandava le truppe inglesi che occupavano Capri. Noi abbiamo due meravigliosi quadri, quello del tedesco Schmidt in particolare, che sono proprio la presa di Capri. La presa di Capri, ma questo credo che lo sappiate tutti, si fa da qua, perché Murat a Capri non ci va, lui controlla le operazioni. E quindi c'è questo bellissimo quadro di Schmidt, ma ce n'è anche un altro molto famoso che adesso non ricordo, che mostra all'Annunziata, perché di questo che stiamo parlando, dove poi c'è questa Villa Murat. Io dovevo fare anche, questo faccio un appello pubblico, scusatemi, due secondi, se mi aiutate. La primavera scorsa, no, sì, quindi ante-Covid, poi fortunatamente, comunque c'era l'idea di girare una cosa, una trasmissione di queste italiane della RAI sulla bellezza, sui luoghi, e mi avevano chiesto di scegliere un luogo che mi sarebbe piaciuto mostrare. Io ho scelto l'Annunziata perché da là pochi sanno veramente come si dice Capri con la mano, la bellezza del luogo, sia che lo hai dalla penisola sia che lo guardi verso Capri, ed era stato il piano. Però io avrei avuto piacere di, come dire, non star solo lì sul belvedere, ma di avere la possibilità di mostrare la villa, di far capire che quello poi è un punto nel quale lui rimane, perché è il punto, è il quartier generale di operazioni, che per quanto sembrino sciocche, perché l'idea di conquistare Capri ha più l'area turistica che l'area militare, ma quella invece è una grande impresa militare, complicata se voi vedete, si arrampicano i soldati, sembrano dei marines che devono salire sulla roccia, insomma, si inerpicano con le funi, le navi da sotto, le barche, anzi più che le navi, perché non è che puoi far arrivare chissà che cosa sotto le rocce di Capri. Insomma, un'impresa che aveva avuto bisogno di molta attenzione, diciamo, strategica, logistica, e che si compie tutta, non solo guardando Capri, ma anche nelle stanze della Nazione. Però non è stato possibile, ma forse lo racconta io, diciamo, ora ricordo. Torno a ripetere, ove mai si determinassero le condizioni, la RAI avrebbe sicuramente piacere, potremmo realizzare con facilità un racconto di questa presa di Capri di Murat e naturalmente della bellezza del luogo e anche dell'edificio che gli fa da teatro. È un'impresa apparentemente, dicevo così, più da uomo così, da uomo spavaldo come Gioacchino, ma fino a un certo punto. E qui non dico che mi avvio alla conclusione, ma cominciamo la discesa. Capri con Procida bloccava il Golfo di Napoli perché impediva quindi a qualsiasi vocazione, qualsiasi possibilità di Napoli di aprirsi sul mare. E questo naturalmente era anche un'ottima idea per gli inglesi che, controllando la Sicilia e avendo poi il controllo di Malta e Gibilterra tanto più lontana, ma stavano facendo la politica che sappiamo bene, cioè quella di un controllo del Mediterraneo attraverso postazioni determinate, Malta su tutte e le Baleari e via discorrendo. Da questo punto di vista Napoli francese era una bella spina nel fianco, perché, come dire, lasciava intendere se un destino napoletano sul Mediterraneo, intendo anche politico, commerciale, economico, e che era naturalmente anche un destino in qualche modo anche francese. E questa cosa, non so se perché gliela suggerisce, ripeto, con la testa politica che è la moglie, o perché lui la immagina veramente, diventa il biglietto da visita. La presa di Capri è il biglietto da visita di un re che vuole essere re di Napoli e che nel
come prima azione dice: io voglio essere libero nello spazio davanti a casa mia, voglio essere libero nel Mediterraneo, perché poi ci sarà il tentativo di, diciamo, l'impresa in Calabria, e soprattutto anche il tentativo, che però gli fa abortire, lo fa bloccare Napoleone, di invadere la Sicilia e di sloggiare dalla Sicilia il re Borbone. Ma lì Napoleone non vuole. E qui vengo appunto a quei problemi che vi dicevo, che poi anche i miei amici francesi riproducono nelle loro preferenze. Murat immagina una politica mediterranea per Napoli, che era un vecchio sogno anche di Napoleone, se no non sarebbe andato in Egitto, se no non avrebbe provato a fare tante cose, non la voglio dimenticare. E sa che Napoli ne trarrebbe un grande vantaggio, intanto come regno di Napoli, perché il regno di Napoli, se tu lo tieni soffocato nel continente, non ha la stessa forza che se invece diventa in quel Mediterraneo che allora si sta muovendo una specie di prua avanzata. Per fare questo Murat ha bisogno non solo di avere questo obiettivo, ma di avere anche un trono solido, e da qui quella politica importante che adesso veramente trascuro, ma per seguire questo filo se ne potrebbero seguire altri: il Partito Italiano, i francesi che sono a Napoli devono diventare cittadini napoletani, litiga immediatamente con Napoleone. Il re di Napoli, insomma, è, come dicevo prima, qualcuno che deve sviluppare anche il benessere del popolo sul quale regna. La politica mediterranea è un tassello di un'idea, per così dire, napoletana, italiana, per quello che poi accadrà dopo, che gli espone con molta chiarezza a Napoleone. Molta chiarezza. Carolina gli consiglia di essere prudente, non dirlo, conosce il fratello, sa quanto è irascibile, il trono in fondo lo doveva abbastanza a Napoleone, però sempre più che passa il tempo, lui sa che affezionandosi i napoletani, e i napoletani si affezionano a Gioacchino, direi i meridionali in generale, un po' per questo carattere, lui poi si cuciva lui le sue divise, i suoi panacci, era un uomo che poteva anche in questo piacere, era un bell'uomo, un uomo diciamo dall'attitudine militare evidente, non dobbiamo dimenticare quello che fa di importante, non meno di quanto aveva fatto Carlo per gli scavi di Ercolano, di Pompei, insomma si potrebbero dire tante cose, parlavamo prima anche qui ricordando la emancipazione municipale di Meta prima e di Piano dopo, insomma le ritrasformazioni dell'ordinamento amministrativo, ma tutte queste che sono cose molto importanti, sono le cose che i libri non trascurano e che le conferenze è bene che dicano rapidamente, perché sennò i professori fanno troppo i professori. Diciamo che questi pezzi servono per irrobustire, per legare a sé il trono e presentarsi a Napoleone, quando parla chiaramente con Napoleone, per avere almeno lui, non pensa di poter convincere il cognato, ma almeno lui deve avere la sicurezza che quello che sta per dirgli non è, come dire, ostacolato dalla devozione, dall'idea cioè che il trono se lo è meritato per essere stato maresciallo di Francia, per dire come la dicono i francesi, e quindi per doverlo a Napoleone. Lui deve sapere che in realtà quel trono ormai se lo sta conquistando giorno dopo giorno, perché i suoi sudditi, usiamo questo termine, cominciano ad apprezzarne l'azione. E poi vedremo anche perché lo apprezzano, se lo apprezzano in profondità, se riesco a far presto. Napoleone naturalmente non capisce nulla del ragionamento di Murat. Murat gli spiega con molta chiarezza che non solamente lui a Napoli vuole agire in questa maniera, vuole fare la politica mediterranea, vuole andare a combattere gli inglesi in Sicilia, li vuole cacciare dalla Calabria, li ha già cacciati da Capri, vuole che i funzionari intorno alla corte siano più italiani, più napoletani, italiani, meridionali, che francesi. Gli spiega anche che si tratta di un regno di antica formazione, quindi il personale amministrativo non è da nulla, e qui abbiamo una classe politica in parte falcidiata dal 99, ma poi anche importante, e lui sta mettendo in piedi il nuovo sistema scolastico, i nuovi sistemi appunto di organizzazione della rete municipale, fiscale, tutta, e per questo non ha bisogno, cioè, ben venga anche qualche francese d'ingegno, ce ne sono insieme a lui, però soprattutto lui ha bisogno dei napoletani, anche perché i napoletani questa cosa un po' avevano cominciato già a farla con il Borbone prima, poi avevano provato a farla da solo con il 99, insomma è tutta gente che lo segue, e questo, dice Murat,
credimi, non va solamente a vantaggio mio, perché così mi conservo questo trono, va a vantaggio di tutti noi, perché l'impero che tu hai costruito sarà più solido se le singole parti si affezionano, si legano maggiormente a quei sovrani che tu stesso hai messo nei singoli luoghi. E quindi fa un ragionamento di una intelligenza politica, per questo dico, temo che sia stata la moglie a suggerirglielo, che non solo Napoleone non ha compreso, ma che nella storiografia francese, stavolta anche tra i nemici storici, non si comprende. Noi non sappiamo bene, scusate l'apparente deviazione, noi non sappiamo bene questo impero che ha costruito Napoleone, come sarebbe andato avanti. È stato travolto dalla campagna di Russia, la Spagna non è andata bene, Waterloo è finita come è finita, quindi non abbiamo avuto il tempo. Né quindi sappiamo lui se è preso da tutte queste altre guerre, da tutta questa irruenza che era nel personaggio, abbia mai avuto il tempo, lui l'aveva chiamato Empire Fédératif, impero federativo, impero federato. Quindi una parola, anche una parola e un aggettivo, uno più impegnativo dell'altro. Ma che cosa dovesse essere? Non lo sa, veramente. Nessuno, né lui ha mai avuto, come dire, la possibilità, il tempo, immagino. Napoleone, diceva un grande scrittore del Novecento francese, è un uomo pressé, è un anticipatore del XX secolo, perché è un uomo che va sempre di fretta. Sì, Napoleone andava sempre di fretta. E quindi aveva fatto questo impero, conquistava, lo difendeva, lo ampliava, ma che cosa dovesse essere alla fine? Come avrebbe funzionato? Noi non lo sappiamo, né credo che lo sapesse lui. Uno dei modi in cui forse avrebbe potuto funzionare, però, era come io stavo raccontando a Milano nel 1810, quando va lì per la cerimonia del matrimonio con Maria Luisa, ed è la prima volta che si rivedono dopo tempi di battibecchi, 2 anni nei quali si erano scritti, e ogni volta che si scrivevano si appiccicavano sempre di più, perché quello diceva le cose belle che faceva e Napoleone gli rispondeva: sì, va bene, ma non dimenticare che su questo trono ti ci ho messo io. Più o meno ogni lettera di lui la stava, ma tu sei francese, non sei italiano, quello che serve a Parigi e serve per tutto il resto dell'impero. Insomma, questo è il tenore delle risposte che ogni volta, quando Murat cercava di dimostrare le sue benemerenze al cognato, aveva questa risposta. Si vedono per il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa a Parigi, c'è questo colloquio in cui lui cerca di spiegare, ma non serve assolutamente a nulla. Però aveva ragione, perché nella confusione di tutto questo, noi sappiamo bene che se quell'impero avesse avuto la capacità di creare, come dire, appunto, di federarsi e di creare innanzitutto un affetto delle popolazioni locali per quello che stavano facendo i vari sovrani, ciascuno dei quali non era proprio uno sprovveduto, Giuseppe a Madrid, ma lo stesso Luigi Nolanda, naturalmente Miro a Napoli, forse la solidità nel momento della crisi sarebbe stata più forte. E quindi anche quel tradimento, che poi alla fine di tutta questa storia, lo potremmo leggere più come un arrendersi al non compiuto, al non ascoltato, al non inteso che Murat ha provato a praticare e da cui è rimasto in qualche modo sconfitto e travolto. Una piccola osservazione e proviamo a muoverci verso la fine. A Napoli questa cosa funzionava poi particolarmente bene, ancora più che per la Spagna per certi aspetti e certamente meno per l'Olanda, perché Napoli era, come dire, affamata, e lo rimane sempre, forse ancora oggi, di un sovrano nazionale, un re nazionale. Questo è quello che Napoli aveva cominciato a vedere in Carlo, ma Carlo era un miserabile. Prova con Ferdinando, ma Ferdinando veramente, come lo prendi, adesso siamo alla rivoluzione del 2021, lo ricordavo prima, dalla Costituzione, non si sa se ci crede, se non ci crede, se fa finta, se ha paura veramente, se fa finta di avere paura, insomma, era un uomo fatto così. Scappa 2 volte, insomma, veramente è un sovrano che dura anche molto, perché sono 60 e passa gli anni di regno, e così. Francesco I, ci sono delle belle lettere proprio del 2021 in cui dice al padre: non ci vendere agli austriaci, guarda che loro si sono affezionati, i nostri sudditi, a questa costituzione che tu hai dato, noi siamo forti, non abbiamo bisogno di vedere gli austriaci arrivare a Napoli. Sembra un po' il discorso di Murat fatto, diciamo, in altri tempi, in altre circostanze, il 48, insomma. Napoli era affamata di un re nazionale, fino all'ultimo, fino a Francesco II, prima di arrenderci al Savoia, le abbiamo provate tutte quante. E uno dei re che sembra meglio, il re nazionale significa la cosa che noi avevamo già alle spalle, per questo dico è importante che Murat abbia capito che cosa significa essere re di Napoli.
la monarchia a Napoli è stata per 6 secoli e mezzo la garante, la forza, diciamo, di una società molto complicata, che tuttora rimane molto complicata, tant'è vero che noi al referendum, noi dico noi, chi prima di noi, al referendum del 46 abbiamo votato, il 92% dei napoletani hanno votato la monarchia. Ma voi capite, hanno votato la monarchia, intanto hanno votato la monarchia Savoia, hanno votato un re, anche qua era Umberto, ma dietro c'era Vittorio Emanuele III, di quei sovrani come Vittorio Emanuele III, Ferdinando I, IV, di cui che devi dire? E non puoi dire niente, perché sono una sciagura che capita a un paese, e quando capita te la devi prendere, poi sono anche fortunati davanti al re di Vittorio Veneto, quell'altro non so, ma è una sciagura, perché sono dei sovrani che non sanno fare i sovrani, e quindi è così, e rovinano i paesi. Però nonostante questo noi votammo, perché noi vedevamo Mezzogiorno d'Italia, Napoli in particolare, la capitale, vedeva questa storia di 6 secoli e mezzo, un po' vulnerata, vedeva un elemento di stabilità, di possibile equilibrio di una società che è sempre rimasta, e oggi tutto fondamentalmente squilibrato. E lo vedete ancora come ci appassioniamo, ma mi permetto di dire che Napoli non era fascista, era monarchica negli anni del fascismo. Poi è diventata fascista perché i monarchici di allora sono diventati un po' commissini, ma veramente non si comprende il valore dell'esperienza monarchica a Napoli se non se ne legge questa una storia. Lui era sempre per eccellenza, coraggioso, in buon governatore, quindi molta classe, che poi diventerà la classe risorgimentale. Io peraltro ricordo sempre, quando talvolta mi capita in queste circostanze, che ho avuto un mio antenato, un Ferdinando Mascilli, perché io sono Mascilli Migliorini, che è stato il leader del partito murattiano fino agli anni 50 dell'Ottocento, perché noi abbiamo avuto anche un partito murattiano nel Risorgimento, che diceva piuttosto, allora, il Borbone non se ne può, i Savoia, ma perché ci dobbiamo andare a prendere un re che sta da quella parte, eccetera. Abbiamo avuto una dinastia che in qualche modo ha ben funzionato, è stata coraggiosa, è stata anche è finita anche in maniera drammatica, ma lo dicevamo prima, a Pizzo Calabro, quindi col desiderio di quasi un suicidio annunciato. Proviamo a metterci, non c'era granché in giro della famiglia murattiana, ma insomma, si può essere murattiani anche dopo Murat. E quindi quella idea che Murat espone a Napoleone era un'idea basata ormai non solo sull'esperienza che lui aveva fatto, ma anche su un'analisi di che cos'era il mondo nel quale lui si era trovato. Lui prova, e con quello vengo veramente alla fine, questa linea di condotta lo guida, certamente anche il desiderio di salvare il trono, lo guida nella crisi dell'impero. Quando l'impero comincia a sfasciarsi, lui ritiene che deve provare a rimanere sul trono, quindi fa un'alleanza con l'Austria. Lui danneggia due volte Napoleone. Danneggia la prima volta Napoleone quando, appunto, nella crisi, la prima, nel 1814, fa un accordo segreto con l'Austria nel gennaio e quindi impedisce a Napoleone di immaginare che un fronte italiano aperto possa tenere un po' di austriaci a bada mentre stanno arrivando a Parigi. La seconda volta è il contrario. Fa un pessimo servizio a Napoleone, che è andato via dall'Elba, quando, immaginando di volere riprendere questo filo della tradizione della monarchia nazionale, a questo punto lui immagina, ed è un ragionamento politico bello, anche interessante in prospettiva, ma assolutamente rovinoso nel momento, che a questo punto un re nazionale non significava più un re della nazione napoletana, ma significava un re della nazione italiana, e che la forza gli sarebbe venuta in aiuto questa volta a Napoleone con la campagna del 1815. Lui arriva fino al Po, fino a Occhiobello, il proclama di Rimini, che è un testo meraviglioso di appello all'unità degli italiani, naturalmente nessuno gli sta dietro perché sono momenti completamente sbagliati, e poi lui perde tutto. Non c'è dubbio tuttavia che il proclama di Rimini e quel gesto sia il suggello di un risorgimento che viene da sud, che era nato nel 99 napoletano e che si ritrova nell'impresa di Murat. Quindi noi dobbiamo sempre guardare a questo con l'idea che questa unità nazionale, questo risorgimento, poi l'unità è un po' diverso, l'abbiamo voluta noi pensandola intorno a un sovrano nazionale. Noi avremmo voluto l'unità d'Italia intorno al sovrano napoletano,
non è un argomento da poco nelle polemiche borboniche, perché noi tanto lo abbiamo voluto che abbiamo provato a immaginare che Ferdinando I, Ferdinando II potessero essere, come era stato Murano, il re nazionale che faceva l'unità del paese, l'unità, la federazione. Queste sono cose che poi si dicono. E i Borboni non sono stati all'altezza di questo. Non lo fu naturalmente nemmeno Murano, l'impresa era maldestra, mal pensata, un momento difficile, però devo dire, ne parlavo prima con chi ha avuto la cortesia di intervistare, che quel gesto assolutamente privo di senso, che è prendere 100 amici, chiamiamolo così, muoversi dalla Corsica con un paio di barche, sbarcare a Pizzo Calabro, dove era sicuro che sarebbe non solo, non avrebbe avuto nessuna possibilità di sollevare alcunché, ma sarebbe morto, questo suicidio per così dire, aperto, dichiarato, annunciato, ma annunciato anche nel senso di esempio dato, lo abbia riscattato largamente. Murat muore da re di Napoli, da re che vuole riprendere il suo trono. Ferdinando ci è ritornato due volte, ma ci è tornato sempre sopra un veliero inglese. Murat non è tornato su nessun veliero, ha provato ad andarselo a riprendere, come faceva quando sguainava la sciabola delle sue cariche di cavalleria.